Aiuto, ma sono i minion in lane già, porca troia. Amici del tubo, benvenuti in questo nuovo video, sono Cugino e non starò... Cioè, dovevo staccare il live, però purtroppo siamo qui per un altro game in più perché mi chiama Jennifer, mi ha redato e allora tutti quanti hanno detto dai, allora vai una partita in più e va bene, facciamola. E stiamo giocando VIP nel nuovo meta. MP, don't worry team. Ora siamo tutti più tranquilli. Amore, cosa dici? Sei pazza? È matta, raga. Ora siamo tutti più tranquilli. Meno male che ha detto questa cosa. Ma guarda un po' te, se mi devo trovare la Kali in Katarina tryhard. Sbattimi come te ne sbatti dell'elo. Meglio di Piltover. Aiuto. È molto bella come cosa, fa ridere. Passiamo alla parte divertente. Ah, vabbè. Servono rinforzi. Ma il tuo vero elo? Ma qui qualcuno ha perso tutta la vita, Più persone, dai. Com'è che Lilia è già 2-0? Come 2-0? What? Ma c'è 2-0? Ma Talon ha una morte e nessun altro ha una morte nella nostra squadra. Tu lo vedi anche tu, amore? No. Voglio far vedere. Perché i nemici sono 2-0 e Lilia ha 2 kill? Ma valeva 2 kill questa kill. Ragazzi, c'è un bug. Ma non è giusto. The fuck? Fortissimo. Vabbè, ma la, cos'è? Il First Blood vale 2? La nuova season proprio non la capisco. Pari. Antonino Cannavacciuolo è un cuoco e personaggio televisivo italiano. Durante la sua carriera si è aggiudicato 3 stelle Michelin. Sono qui per salvare la giornata. Adesso gliel'ho chiesto, perché non è giusto questa cosa. Ah, ma adesso si è fissato. Pare sia una kill. Perché gliel'ho fatto notare, allora l'ha tolta. La stronza. Ma come? Adesso è uno, non c'è più il... Vabbè, che cosa strana succede. Siamo tornati 2-2, non 3-2, meno male. Un nemico è stato ucciso. Ecco qua i pugni mega galattici di VIP. Adesso
fecali è una rottura. Ma per questo la bannano sempre. La botte. Un nemico è stato ucciso. Stanno facendo il drago, a quanto pare. Se devi colpire un muro, fallo come tu. Ho già 110 di AP. Serie di uccisioni interrotta. Non mi servono rinforzi. Capiranno nemmeno cosa le ha. Ma porca troia. Chi è che vuole due botte? Dio mio. Oh mio. Ucciso. Doppia uccisione. E palle. No. Ferma invisibilità qui che c'ha sta tizia. È un game di merda quest'ultima partita del cazzo. Bene. Porca troia. Abbiamo tutto il team che vince, come al solito. 3-0, 3-1. Va Sandokan, please. Prova. Impossibile. È proprio... Oh. Lodi. Beh, era un 50-50. Se vinceva lei era un casino, eh. Niente, Yasuo è andato top a rommare e ha fatto una kill. Boh. Ha tippato. Ah. Al TP. Qua fatta hanno per succedere da Akali che si era salvato pure. Sono la squadra di demolizione. No. E Yasuo Corsaro. What the fuck? È quella skin che non avevo mai visto. Era un miraggio, invece è veramente lui. Lei. What the fuck?
Ma che coincidenzona comunque. È andato con l'Infinity. Se devi colpire il muro, fallo. Un nemico è stato ucciso. Non mi servono rinforzi. Cugino, secondo lei quale sarà il campione più devastante di questa stagione con questi item? Non so. La tua squadra ha distrutto una torre. Non farmi domande. Eh? Niente. Hashtag V save ulti for me. Ok. Che cazzo fanno queste due cose? Perché? Non si può uccidere, Kali. È un bot. Io sono a livello 11. Se stanco quanto volete, ma i 5 gol li prendo sempre. Sono bravo. Rubare Yasuo. Porca puttana. Ma quanto brucia. Serie di uccisioni interrotta. Gli AP, uno degli AP sarà sicuramente uno dei più forti, ragazzi. Oddio mio. Che stanchezza. Sono quasi 8 ore di fila che sto giocando al LoL. Sono morto. Però abbiamo fatto delle bellissime partite stasera. Mi dispiace che questa sia un po' così perché sono stanco. Poi vabbè, abbiamo tutto il team che vince. Però oggi non abbiamo avuto questi problemi. Sono tutte partite fantastiche. Abbiamo fatto i migliori troll pick mai visti sulla Terra, probabilmente. Però adesso dovevamo chiudere, ma qualcuno ha aggiunto 17 ore. Però adesso io spengo. Dopo questa spengo. Non sono valide queste 17 ore in più. Non so come tu faccia, lasciamo stare. Questa è l'altra, la prima partita che facciamo in duo. Perché è stato anche da solo tutto il giorno. Oh, meno male. Almeno il mio team non sta stompando troppo, così possiamo fare full build. Forse.
Calopastro, buonasera. Calopastro. Sei fortunato che siamo ancora in live. Perché se no non mi avresti visto. La tua squadra ha distrutto una torre. Vi sta per vendetta. Un alleato è stato ucciso. Ah, fangulo, vabbè. Stiamo facendo questa partita extra solo per accontentare il pubblico che voleva ancora un'altra partita nonostante la mia stanchezza. Cioè, c'è stato un grande ride, quindi ci sta. Ho capito, ma di quel grande ride, cioè, ormai io penso che non sia rimasto nessuno. Penso sia normale anche, cioè mi vedono mezzo smorto, avranno ragione, dicono vabbè dai, poverino, vediamolo quando è in sé, povero ragazzo. Oh no, c'è qualcuno che è rimasto, ah, ok, venerdì 17, un ragazzo è rimasto da Jessica. Un nemico è stato ucciso. Vabbè dai, magari vi faccio divertire comunque, anche se mi dispiace ragazzi, mi vedete al minimo delle mie energie, quindi... Normale che magari sia un po' più... Quello. Andare se mi pareva brutto. Che carino, grazie. Ok. Porca troia. Kali è fortissima. Ma in due ce la facciamo, io e tu è. Ok, vado. Oh, porca, sono arrivati dei bits. Porca. Non ti preoccupare tanto, BAP non delude mai. Oh! Oddio mio, sono vivo, come possibile? Te l'ho detto. Peccato che l'abbia presa Timo la kill, ma io ho 4 assist, che palle. Grazie mille, Lupastro, dei 100 bits. Ok, ora solo abbiamo la sagoma landa, quindi abbiamo anche un po' più di HP. Ora vogliamo altri HP. Scusami, non, questo non dà anche HP? Perché non è settato qua dentro? Merdone. Riot Games fa le cose male. Oh, c'è il Baron che sta andando su, eh. L'ho visto. Eccolo, eccolo, va. È passato di qui da questo rito. Skeng AP AB, la E. 100% di AP. Quindi l'onda d'urto della mia E sciotta tutto. Infatti in lane si usa per poccare. Troppo Akali è l'unica che non posso affrontare. Letteralmente è la più forte della loro squadra. Me la sono beccata pure in 1v1 in lane. Un match la fai. Cosa? Uccidiamo. Sì. Ma il problema è che è difficile da uccidere perché diventa invisibile, non puoi attaccarlo. Sì, è vero. Se non fosse quella cosa lì, posso far forte quanto vuoi, però purtroppo ha quella cosa lì. Porca troia, doveva esserci pure Kled. Oh, anche a tutti. Piacali. Che disaster. Non so se riuscirò a farmi sto blu. Piacerebbe molto, ma... Blu per tutti. No, non per me. Si sta sviluppando un meta di tutti i mid dopo 8 minuti o sbaglio? Sì. Sembra di sì. Ah, sarebbe comoda la Lich Bane ora. Ma non so se fare prima il Rabadon. Prima fare il Rabadon, poi il Lich Bane e...
possiamo prendere drive. Abbiamo un Lichbane e poi dopo potremo prendere... Cazzo, il carretto di merda lì. Abbiamo un Lichbane, Cosmic, direi. Dragon for my TP. Passiamo alla parte divertente. La tua torre è stata distrutta. E stanno andiamo a fare il drago. Ah, dobbiamo evitare il drago, dobbiamo evitare il drago. L'ho preso io, perfetto. Ma perché carichi la con me? Continua a focussarmi, a adultarmi. Cata. Madonna, Timo, che cazzo out di attack, roba. Fermo ad auto attack. Sì, però grazie al fatto che è blind ai nemici, loro non possono fare la stessa cosa. Mm-mm. Meno male, guarda. Stiamo preparando un altro raid, appena finisce questa partita per fare un'altra. In che senso venire 17? Sto avendo un momento di buio alla Giulia. Non lo so. Fallo come si deve. Non ho capito cosa intendono. Il meglio di Piltover. Solo perché ho votato 6, va bene. Oggi c'è stata una bella piacevole atmosfera in live, sono contento ragazzi, mi sono divertito più. Altri giorni sono state delle brutte persone che venivano a dar fastidio. Hai paura Kali, eh? Non riesci più ad affrontare la verità? Mid diff. Gold, dai, ti prego Timo. Oggi bella atmosfera e bei games. Sì, è stata proprio una bella giornata. Sono molto contento. C'erano tutti quanti su YouTube, quindi punto esclamativo YouTube, se non vi siete già iscritti al tubo non perdetevi i game che usciranno, che saranno veramente belli e di valore. Ok, let's go. Un alleato è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Chi è che vuole due botte? Comunque resta almeno un Rabadon.
Gesù è al 10, ma fa schifo sto tizio. Quanto inta? No. Ma che fa? È bravo, se ha un support. Da solo sì, fa schifo. Boh. Scala P con V, la E. 100% di AP scaling. È bravo se ha un support, ok. Ho deciso di non essere più bravo. Infatti le prime cose ho fatto una tripla subito. Funziona come Jax AP vecchio, peggio di Jax AP. Però è comunque bella se vista nelle mani giuste, ecco. Secondo me ha tiltato comunque. Perché? È andato benissimo all'inizio, poi io me ne sono andata e lui è rimasto da solo. Oddio. Oh, bella, 700 di oro. Palla! Drago, drago, drago. Non in 5, cazzo, ce lo prendiamo questo. Brava che hai spindato tutti. Non è che l'ho preso, guarda. È morto, però. Eh sì. Troppo Miss Fortune, la R di Miss Fortune un po'. Ma fa male, fa male. L'ed del cugino ha sempre un'atmosfera diversa, più bella e divertente. Ti ringrazio molto, Mogu. Sì, qui ci divertiamo molto. Death Buzzer, I backdoor top, top of all. Tutto sembrava buono fino a un certo punto, poi è impazzito. Allora ragazzi, oggi facciamo questa cosa qui e mi raccomando, siate pronti. No. Non lo so, è un pazzo ragazzi, è un pazzo furioso. Funghi Timo, funghi, funghi, lancia funghi. Però me lo stiamo prendendo questi. NMLMLMLML. Non è che mi sto addormentando. Yeah. Un blu. Ma che cazzo è? Oh, di più. Proprio sono un po' tosti da affrontare questi con BAP in ogni caso. Red ha tutte quelle vite, Akali non si riesce a colpire, Lilia ti stunna. Gli unici facili da affrontare sono la bot, però non riesco mai a prendere. Non è pazzo, un culo. Devo trovare Miss Fortune. Pushiamo un po' la bot, così magari la tiriamo. E Miss Fortune ha un shutdown enorme. Qua. Ok, eccole. Bastardo. Proprio loro due volevo. Mamma, guarda qua che danno. La mia E. Nessuno si aspetta questo danno. La tua torre è stata distrutta. Gli scorbietti. Dove vanno? Dove vanno? No, sono morti, no. Finite di giocare al girotondo.
sto troio! Perché focus a me? Zoccola, non do gold. Sono 0-4. Porca troia, peccato. Trancosissima Lilia, come fa? Ah, c'ha la zona, cazzo. Me la faccio anch'io, un sorte coglione. Ho 10.000 cose da attivare, però... Adesso. No, non la faccio. La faccio più. Adesso facciamo anche questo, così abbiamo ancora più HP. Sto quasi full build comunque, molto bene, molto bene. Prossimo target da uccidere è Lilia. Quanto carichi era tutto su di me? Chi è che vuole due botte? La tua squadra. E per il sito ci pensiamo poi domani, Zesti, facciamo le robe. E di nuovo che ulta me. Vabbè, comprati Magic Resist, riesci. Non so se non penso di riuscire. Ragazzi, ragazzi, c'è il drago, andiamo. Non possiamo far niente. C'è anche... devono difendere la base mentre fanno il drago, è impossibile. Madonna, disintegrata con lei. Quanto danno che fa. Porca troia, anche lei fa un po' di danno. Beh dai, almeno così si rendono meno, anche perché hanno tempo di difendere e arriviamo noi a sparire tutti. Ah, ok, ok. Drago è ancora lì. Sì, sì, mi sforzo, non l'ho fatto sparire. Lilia è quella più forte della loro squadra adesso. Lilia ha dei danni incredibili. Tra l'altro anche lei da provare, segnate. Sto per nascere e andiamo. Buonasera cugino, ciao Lorenzo Lazzini, buonasera. Non il Baron sta, mi sta guardando, si è fermato un attimo. Sì, sì, si è fermato. Prendilo Talon, ti ho perso. Perché Talon non prende i cosi di draghi? Talon Smite. Cioè, porca troia, i due draghi che abbiamo li ho presi io entrambi, lo sai. Non ne ha preso uno. Questo che poteva prenderlo non aveva nemico. Niente, non lo fa. Cioè, non aveva lo smite sto scemo. Arrivo meta. Mori, puttana, disintegrata. No, lui ce l'ha con me, ce l'ha con me. Chi fa? Ai. Eh? Ai. Ok, via. Io devo recollare. No. Cazzo di game è? Ultima mi odia a morte, Akali, mi odia a morte.
non fare gli end a sto punto, oppure appunto la Banshee per resistere ai danni magici che hanno. Allora. Ciao bella. Vediamo tra un minutino. C'è gente. Mamma mia ragazzi, quanto esplode VIP con la E. Via! Sparisce tutta la wave. E vai, facciamo. Perché attaccarlo io? Non ho capito, cioè... Sono io il jungler, non ho capito, Talon. Metti gli scudi a Talon, così almeno tanca lui. Questa è la metà. Raccol. Banshee me la prendo adesso. Dai, vinciamo. Piano. Chi ha bisogno di un piano? 1059 di potere magico su V, ragazzi. Che è? Minchia, distrutta! Tanto sono full build già. Io premo E. No. Lascerà che siano le mie mani. E... E... Cliccato due volte la E è morto. Porca troia. Sbagliato, mi sono alzata lì per sbaglio. Tranquillo, tranquillo. Buono, buono, buono. Sicuramente con un altro oggetto al posto della Banshee, se avessi fatto, che ne so, lo Storm Surge, ragazzi, avrei fatto molto più danno. Però devo anche pensare che devo resistere anche al danno. Cioè, considerate che loro mi hanno fatto 2300 danni magici, nonostante io abbia 120 di Magic Resist. Quindi, sapete quanti danni fanno sti qua, sono pazzi. Dai, ora non potete fallire sto drago. Togli sto coso, togli sto coso, togli sto coso. Questo, 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 Talon! Dorme. Mettiti tipo al limite del cespuglio. Oh, ultare per uno che ha uno di... Oh. Non posso vederle queste cose. Non posso vederle queste cose. Fanno male. Dopo prima che morisci anch'io. E questi vanno al quarto drago e vincono il game. Uccisa. Uccisa. Primo E. Boom. Vaffanculo tutti. I press E. Via. GG signori! Mamma mia la VIP, quanto cazzo è forte! Godo, godo, godo! Dai, abbiamo finito in bellezza questa maratona. Boom, baby! Boom! Che potenza nucleare! La VIP è sempre fortissima, ragazzi. Ormai è diventata meta per del troll. Completamente. Complimenti, grazie. Porca troia, ragazzi. Akali sembrava bravina, anche Lilia, però...
Ovviamente Timo primo in danni, che con i suoi funghi liendri più malignità, abbiamo capito oggi quando l'ho giocato, ho fatto Timo Jungle, è stato brokenissimo. Loro, allora, di loro erano bravi Cacali e Lilia, gli altri facevano un po' cacare. Però da noi per esempio tutti facevano cacare, l'unico che non lo faceva era Timo, però non so, forse piazzava solo funghi, non ho capito bene. Sì, stava fermo ad alto attaccare per lo più. Allora, prima abbiamo fatto Kalista normale perché mi hanno riscattato con i sub questa, poi abbiamo fatto Yasuo support, poi adesso abbiamo fatto VIP. Sull'altro account, in questi giorni, vediamo un po' quali sono stati i pick, giusto per vedere un po' le conclusioni dell'operato. Allora, su il 2 pentakill... abbiamo fatto Twist Effect AP one shottante fortissimo, Swain full AP anche lui fortissimo 30 kill, poi abbiamo fatto Malphite AP, il secondo è andato male, però il primo è andato molto bene, Trundle AP purtroppo abbiamo tratto la merda, qua mi avete costretto a giocare Katrina, l'ho fatto schifo, perché è il champion che so giocare meno, infatti era nelle ricompense 175 sub farlo e... Io vado a letto, forte. È stata una bella maratona, grazie cugino dello grazie sforzo che hai te. In queste ore di maratona, grazie a tutti della bellissima esperienza. E poi abbiamo avuto Kassadin full mana, guardate qua quanta roba potente abbiamo fatto, 26-5 con Kassadin full mana, Volibear AP 29-9 il giudice, poi 32-8 con Jax AP, Morde full AP anche lui 14-4, Diana full AP 25-9, qua un altro coso, Senna fastidioso, insomma abbiamo fatto Warwick AP, Ryze, Kalista Lethality, Kog'Maw AP, Kane lo scappante, insomma ragazzi direi che è proprio stata una bella maratona, guardate cazzo che score, che robe incredibili. Questo non sbaglio, c'era anche l'altro account ancora che si chiama Cielo Grosso. E anche su quello abbiamo fatto delle altre belle partite, a parte l'ultima con Ezreal, Timo Jungle, eccolo qua, Fitzmid e Yasuo. Normale, direi. Cos'era questo? Sì, un Yasuo normale. Ah, anche il Sylas abbiamo fatto. Sì. Babbo! Direi che questo tutto sommato è ciò che abbiamo fatto in questa maratona, anche di più perché si vedono solo gli ultimi 20 partite su Pentakill, che l'avevo giocato di più. Spero vi siate divertiti amici, spero che insomma siano state delle belle giornate insieme. Io adesso stacco e ci becchiamo tra 3 giorni di pausa, quindi domani che è lunedì no, martedì no, mercoledì no, giovedì sera torno in live con l'orario solito 21:00 e facciamo un po' di nuovi pick, che tanto come avete visto cioè non siamo riusciti nemmeno a farle tutte, devo ancora fare dei pick, intanto Smorgol su PBA dobbiamo giocare, ok, poi abbiamo da fare ancora VIP, adesso l'ho segnata, adesso la segna l'abbiamo fatta, Kate Explode Build, Single il Contadino, Gali AP, Ezreal CDR lo dai fare, Jhin full AD, Ezreal Ibrido, Kai'Sa Ibrida, Vayne puro build, Kindred dobbiamo ancora giocare, Anivia, Cioccat AP, Evelyn, Emmerdinger, Gwen, Jarvan Lethality, Lee Sin, Nico, Pyke, Siona full HP, Thalia, Timo Jungle abbiamo fatto, Twitch AP, Varus AP, Xin Zhao AP, Zilean full CDR, Amumu AP, Sejuani AP, Tristana AP, Blitzen AP, Tahm Kench AP, Janna AP, Zera Jungle, Seraphine AP, il Tank e Thresh AP. Insomma ragazzi ce ne avremo tanto da fare, che nelle prossime settimane riusciremo a fare tutte queste cose se va bene. Oltre magari a rifare anche le cose che ci hanno divertito di più in questi giorni come queste. Che partitone, è stata tosta da giocare, da vincere, però è giusto così, emozionanti. Però vi siete divertiti, amici. Bene, è tempo di salutarci, stavolta non ci saranno repliche. Quando tornerete sul mio canale non ci sarà un cugino fake ad accogliervi, mentre non gioca a LOL, ma appunto non ci sarà niente. Però era bello, vero? Era bello arrivare in live e vedere, anche se non c'era nessuno, c'erano le repliche e si stava lì in chat tutti insieme, a scrivere magari con gli altri, a chattare un po', a dire ehi ciao come va, dai siamo qui a vedere queste partite del cugino, ah quando torna, boh arriva, così. Però ci sta come meta, cioè effettivamente è una cosa che non fa nessuno streamer, però immaginatevi che io magari faccio le mie 4 ore di live al giorno, però tutte le altre, che ne so, 20 ore mettiamo le repliche. Comunque non sarebbe male, nel senso magari sarebbe un luogo comune dove la gente può ritrovarsi e parlare, era figo. Però vabbè, adesso io volevo iniziare a fare, invece che una maratona all'anno, farne due. Quindi invece che farne una sola a gennaio, farne una a gennaio e una d'estate, come ho fatto appunto l'anno scorso, no? Comunque vediamo. Tanto alla fine, dai, io adesso questa maratona qua, grazie a Marghe che mi ha aiutato molto, è stata più gestibile, più godibile per me, ok? Quindi in realtà non mi ha pesato così tanto, spero che non abbia pesato su Marghe troppo e niente, insomma, una volta ogni tanto si può fare.
tanto non è che capita spesso. Se dovessi fare delle maratone invece tra quelle grosse, magari si possono fare quelle lì da un 12 ore, 16 ore, un giorno, dove si organizzano tot eventi ogni ora, come fanno anche altri streamer. E va bene. Boom. Amici miei, come le 17 ore? No, 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 non le facciamo alla fine queste 17 ore, sono fake, erano state aggiunte per trollare. In realtà no, dovrebbero essere reali, però non le facciamo perché è too much, nel senso ho già dato troppo e quindi boh, basta così. Grazie a tutti. Dai amore, vieni qua di fianco a me. No! In piedi. No, 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 che cazzo di... Ok, allora va bene. Arrivo. Da quando sono sub? Da, non lo so, quando l'hanno adorando? Boh. Adesso viene Marghe, così vi salutiamo. E andiamo. Sono già finite queste 17 ore, sono state molto veloci, sì. Dai, è il momento di andare, ragazzi. È il momento di salutarsi. Poi anche Lilia da inserire una cosa. Sì, vi ho tenuto compagnia molto e anche trollati molto con le repliche e quelle cose lì. Ora io e Marghe, che lei non ha un volto, vi salutiamo. Che scema, perché? Un giorno facciamo, dai, 100 sub, Marghe esce la faccia. Che è? Sarà molto la compagnia nei prossimi giorni, nelle prossime live. Ok? Da giovedì. Buonanotte amici. Buonanotte. Mi raccomando, fate i bravi, non fate puttanate. Ciao 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 ciao.